In questo video vi presentiamo una nuova attività di ricerca, Filosofia antica Uniupo, che ha sede nel complesso dell'antica Basilica di Sant'Andrea in Vercelli. Studiamo le fonti originali, i manoscritti filosofici greci più antichi, e li elaboriamo insieme, anche in tempo di pandemia, nel primo seminario aristotelico interamente online, con le più attuali tecnologie di interazione collaborativa a distanza. Ecco dunque chi siamo. Sono Silvia Fazzo, ricercatore Uniupo e professore di filosofia antica. Vi presento con questo video, a nome di tutto il nostro team, Filosofia antica Uniupo, una nuova emergenza in tempo di emergenza. Questa emergenza di filosofia antica in Uniupo è qualcosa di recente. È contestuale all'emergenza Covid, e questo ci porterà a riflettere sulla parola emergenza fra breve. Descrive un modo nuovo e diverso di vivere il rapporto fra filosofia, storia e vita con l'uso delle tecnologie. In effetti è proprio l'incontro fra le tecniche classiche che rendono scientifica la filosofia antica e le tecnologie Google Suite disponibili a tutto il personale Uniupo che ha reso possibile questa rilevanza, in senso etimologico di emergenza nuova, presso di noi della filosofia antica. Fra l'altro, qui siamo in chiostri splendidi di Sant'Andrea, ringrazio il Comune di Vercelli per averci dato questa opportunità. Possiamo pensare che già nel XIV secolo qui camminasse qualcuno riflettendo su qualche lezione aristotelica. Questo ci ricorda che la filosofia antica si chiama così perché esiste da sempre. Esistendo da sempre però riemerge in tempi determinati della storia, dietro a determinate spinte sociali e desideri forti di capire il senso delle cose. Vorrei ringraziare per esempio i medici dell'Università di Vercelli, vengono a collaborare con noi e scelgono di studiare filosofia antica perché hanno capito il motivo per il quale fin dall'antichità, prima di studiare medicina, si studiava logica aristotelica e fisica aristotelica. La filosofia antica è reale ed è presente anche quando dobbiamo contraddire qualcuno dei suoi dogmi. Siamo qui specializzati nel demolire dogmi, questo ci rende versatili in tutte le nostre capacità e applicazioni. È interessante che la filosofia antica metta in dialogo con il passato, perché noi non dialoghiamo solo con gli autori del V e IV secolo avanti Cristo in Grecia, ma dialoghiamo con tutti quelli che prima di noi hanno fatto della filosofia antica un modo solido di riflettere e di capire, di dare un senso ai problemi della storia. Così noi attraversiamo i secoli, ma attraversiamo anche lo spazio nelle comunicazioni che verranno. Avremo per esempio Genaro che ci rappresenta tutto il team messicano dell'Università Panamericana di Città del Messico che ha avuto il desiderio di stringere un nuovo scambio con la nostra università e con filosofia antica in Uniupo in particolare, proprio in questo tempo di pandemia. Verrà ora Mirko che a nome di tutti noi vi presenterà uno dei sensi di emergenza, che non è il senso drammatico, l'emergency, come si direbbe in inglese, del Covid, ma è il senso etimologico della parola emergenza, emergence in inglese, quindi in francese non urgence, ma emergence, quando qualche cosa che prima c'era già diventa rilevante per tutti noi. È il caso della metafisica di Aristotele. Grazie Mirko e grazie a tutti quanti. Seguiteci su filosofiaantica.uniupo, mettetelo su Google e ci troverete. Grazie. Cos'è emergenza? Emergenza sanitaria, emergenza ecologica, emergenza umanitaria. Emergenza è tutto questo. È un qualcosa che ti fa pensare a una situazione limite, a una condizione che necessita di provvedimenti urgenti, possibilmente risolutivi. Ma emergenza è anche l'atto dell'emergere, del riemergere, del riaffiorare. Ed è proprio in questo senso che è possibile parlare della metafisica di Aristotele, un testo fondamentale per comprendere la storia dell'Occidente, la storia dell'umanità intera. Dell'intero corpus aristotelicum abbiamo perso le tracce per più di 2 secoli. Ovvero dalla morte dello Stagirita di Aristotele, avvenuta nel 322 a.C., sino al primo secolo a.C., ovvero quando Lucio Cornelio Silla, occupata Atene, portò a Roma come bottino di guerra tutti quei rotoli di papiro che avrebbero cambiato la visione dell'uomo sul mondo. Metafisica, ovvero dopo la fisica.
così è stata intitolata da Andronico di Rodi. Si dice che Andronico abbia diviso tutto il corpus aristotelicum in trattati secondo temi specifici e abbia dato la forma alla metafisica, ovvero quella suddivisione in 14 libri che ancora oggi possiamo contemplare. È dalla fine del secondo secolo d.C., grazie alla riedizione e al commento di Alessandro di Afrodisia, che la metafisica penetra anche nel mondo arabo, con Avicenna e Averroè. Averroè forma il proprio pensiero, la propria filosofia sugli scritti di Aristotele. Verrà contestato successivamente dall'aristotelismo europeo. Non vi è dubbio che la metafisica sia di Aristotele, così come non esiste controversia sul fatto che Aristotele sia realmente vissuto. Non c'è una questione aristotelica, come invece esiste una questione omerica. Eppure alcuni studi filologici recenti fanno affermare ad esperti anche di quest'università che la metafisica si possa considerare anche come un prodotto della storia. Effettivamente la metafisica è un testo che è stato in grado di tenere insieme culture differenti, tradizioni diverse, sia nello spazio sia nel tempo. La metafisica emerge, riemerge, in condizioni storiche differenti che diventano dei terreni fertili per creare quelle condizioni di possibilità per una sua rielaborazione critica. Emerge quindi una necessità di filosofia antica, di dialogo, di ricerca di una verità che in realtà è sempre in divenire. Esattamente come la filosofia, esattamente come la filosofia antica. Non è statica, è un qualcosa che diviene attraverso tutti, attraverso il dialogo di tutti, nel tempo. Cos'è quindi la filosofia antica? Filosofia antica è il nostro appuntamento settimanale con la metafisica di Aristotele, fonte inesauribile di nuovi spunti di ricerca e di riflessione. Filosofia antica è il connubio perfetto fra antico e moderno, la lettura e il commento di un classico del pensiero antico attraverso l'apprendimento delle tecniche più professionali e l'utilizzo delle nuove tecnologie. È l'esempio di come spesso un'emergenza induca l'uomo a percorrere strade inedite da cui possono scaturire risultati sorprendentemente innovativi. In tempo di emergenza sanitaria, filosofia antica è farmaco dell'anima. Gli antichi, oltre a tante altre cose, ci hanno insegnato che la filosofia è medicina dell'anima e il filosofo è medico di tanti mali del mondo e dell'uomo. In una situazione di emergenza pandemica si sono rimessi in discussione, nostro malgrado, i concetti di scienza, di conoscenza, di tecnologia e l'uomo è stato chiamato a riconsiderare i confini delle proprie capacità, trovandosi a dover affrontare di nuovo l'abisso dell'ignoto. Ci viene in aiuto ancora, dopo più di 2000 anni, il paradigma aristotelico che continua ad emergere nel corso della storia, indicandoci sempre la giusta via. Ovvero la ricerca della realtà naturale delle cose, l'unica strada per svelare le verità oggettive. Filosofia antica è la matrice insostituibile di ogni progresso. La filosofia antica, dunque, attraverso il seminario, ha la potenzialità di farci dialogare a distanza e sentirci più vicini. L'interesse per la verità sorge con la nascita della filosofia antica. Secondo Aristotele, il desiderio di conoscere appartiene naturalmente all'essere umano. Così la filosofia, intesa come amore per la conoscenza, volontà di sapienza e ricerca di scienza, emerge, irrompendo sull'orizzonte della coscienza, come esigenza di razionalità mirata a rispondere alle incognite dell'esistenza. Anche oggi, essa può costituire un formidabile antidoto per contrastare l'angoscia del futuro e il terrore della morte. Dalla metafisica di Aristotele, libro Alpha Elaton. E peritès alexeias theoria, temen calepe tede radia. Semeion de to mete axios medena dynas tsai tukein autesse, mete pantas apotuncanein. Allecaston legein ti peritès fuseos, cae catena mene mezene micron epiballein aute, ec panton de suna troitso menon ginesai ti megezos. In questo passo Aristotele sottolinea proprio la necessità della collaborazione nel processo teoretico verso la verità. Che cos'è filosofia antica? La necessità di filosofia nasce dal riconoscimento di un'esigenza insopprimibile, generata dal contatto dell'uomo con la realtà e il suo mondo interiore. Domande e interrogativi intorno a questi aspetti dell'esperienza, comune a tutti, rappresentano l'inizio dell'attività filosofica.
Nonostante ciò, l'esercizio del filosofare non deve essere risolto dall'attività di un'unica persona, di un unico uomo. Il filosofare è un lavoro collettivo e si manifesta come un'attività volta al conoscere che presuppone il confronto con le domande di altri filosofi, i quali a loro volta si interrogano sulla verità. La filosofia nasce nella meraviglia, lo spiega bene Platone nel Teteto, un suo dialogo, dove mette a confronto la doxa con l'episteme, ciò che è sensibile con ciò che è intelligibile. Nel dialogo Platone afferma che l'inizio della filosofia si accompagna a una superba visione. È Iride, l'arcobaleno, figlia del dio Taumante, che riconduce appunto alla meraviglia. L'emergenza del pensiero filosofico rimanda alla visione di un'intensa bellezza e armonia. Così si manifesta la filosofia dei Greci, tesa tra i due punti focali della polis e della physis, della società umana e della natura. Mai conclusa in se stessa, questa tensione verso la ricerca si esprime come un continuo tendere verso, un volgere lo sguardo verso il vero, la conoscenza, l'armonia. Molti sono i motivi per studiare la filosofia antica, una disciplina dalla ricchezza inesauribile. Una delle sue migliori espressioni è senz'altro il pensiero di Aristotele. Fisica, logica metafisica. Aristotele ha descritto le scienze per comprendere i concetti e la realtà. Il grande allievo di Platone ci ha così trasmesso un'eredità eccezionale, in dialogo con le emergenze del mondo contemporaneo, politiche, culturali e scientifiche. Salvete amici, mi nome è Januarius, mexicano sum et discipulus philosophiae antiquae in Universitate Panamericana. Latine hoc dico qui inter nos, qui romanitate iam pridem sumus conjuncti, intellegere possumus. Etsi mexicanus, mi magnoper studium movet philosophia et greca et latina. Non solum quasi delectamentum quod animum meum posit prodesse, sed etiam firmiter credo nos posse perea melius meliusque nostram societatem ambire. Septen anni sum, cum Italia non invisum, alteram quam existimur patrium, sed gratias ago per plurimas universitate pedemontium orientarum, et preserti magistra Silvia Fatso. Pro eo quod superior estate, scolis Aristotelis librorum metaphysicorum interesse potum. Quas quidem scolas libentissime audivi, cum etiam manuscrita exemplaria inspiceremus, ita ut sensum cuiusam operis aristotelici meliorem reveremus. Quare, rogo vos et exhortor ut philosophiam profite amini, neque sinamus hoc virus hoc coronavirus impediat nos ut ad haec studia nos conferamus. Valete quam basilice et curate, nilominus prorsus philosophiae operam navantes, et hoc dico ex altera parte mundi, poterimus nostre studio humanitatis confirmare, et vitam cum alis si comunicare, ut genus humanum, eo nomine mereat appellare.